Mi chiamo Guastavino Camillo, ho fatto un po' di tempo in militare nella cittadella, ma la cittadella mi interessava sì e no, ma più di tutto mi interessava un altro fatto, la storia dei fratelli Guastavino. I fratelli Guastavino nel 1700 e rotti, nel 1700 rotti erano quattro, abitavano nel sedime della cittadella, con la casa, che la casa è citato nel 1747 dall'archivio dello Stato. Allora, il loro cognome risultava era in Guasta, Guastavino, Guastavina, Guastavini e in tanti cognomi. Oltre alla casa c'erano i terreni coltivati a cereali e vino. Lo Stato, il demanio, comperato tutti i terreni e le case, e poi il terreno e la casa potevano usufruirla anche fin quando non necessitava l'espatrio. Ecco. La casa è stata forse nel 1749 che è stata espatriata. Espatriata, ci sono tutte le voci della muraglia, muraglia Creta, muraglia Calcina e via dicendo, che è stata definita come pagata 3.745 lire con l'ordine alla mezzanotte dovevano lasciare la casa, portavano già via, erano già preparati, veramente già una decina di giorni prima l'interessato dell'espropio avvertiva componenti di tal giorno, alla mezzanotte del tal giorno dovete lasciare. Per il terreno tutto diverso, era uno che sapeva fatti i suoi, aspettava che la coltivazione fosse in maturazione pendente che scoppiava, e chi poteva, se c'era qualcosa da portare via, portavano via, l'altro dovevano lasciare. Per il terreno la citazione è stata, alle 10 di sera, a mezzanotte dovevano lasciare la vigna, con tutta l'uva, con il raccolto pendente. I quattro fratelli, con l'accetta, hanno tagliato tutta la proprietà, tutta la vigna, e si sono spostati a Bergamasco. E i paesani del paese di Bergamasco chiedevano: ma chi sono quelli? Ma sono quei Guastavino, quelli che hanno tagliato la vigna. E la citazione in questo, nel 1764, nella divisione della casa che hanno comperato, hanno diviso in quattro parti, è Guastavino. Da allora, io ne sono un Guastavino. Quel poco militare che ho fatto
quando come tutti gli altri, un po' anche la Zarogna, che ne, voglio tenere presente che io ho visitato più adesso la visita, visto la visita nella cittadella adesso che allora, perché allora c'era certi, lì si poteva andare nella piazza d'Armi, alla chiesa, e trovare il prete, il cappellano militare, ecco, più di tutto era per il cappellano militare che si faceva buon sangue e ne sa qualche licenza in più la davano. Fin dei conti, io ero nella fanteria, nel reparto fanteria, e ogni tanto qualche reparto partiva per le manovre, via dicendo, e normalmente restavano circa un mese, via, 20 giorni, un mese, e dormivano alla ghiaccio, era una cosa un po'. Al ritorno, prima di essere spulciati, prima di essere disinfettati, via dicendo, facevano la corsa dei pidocchi. E chi aveva i pidocchi li mettevano su un cuscino con l'arrivo, e da lì, che poi il premio sarebbe stato, non so, una sigaretta, un Milit, ecco. E lo invitavano al traguardo. Chi arrivava prima al traguardo, il pidocchio se lo indossava, no, e gli altri li uccidevano.